Sono nato qui, qui sono cresciuto e qui sono diventato vecchio, molto vecchio. Non mi sono mai mosso da questo posto e devo dire che mai ho voluto essere altrove. Le mie radici appartengono a questa terra che pur se aspra e povera mi ha dato la vita e da vivere. Thank you.
Stamattina siamo qui a Piazza Annunziata con i colleghi Agostino Ingenito, Francesco Rossi ed Enzo Ruggiro. Allora Agostino, una giornata memorabile per Angri, la canonizzazione di Don Alfonso Maria Fusco. Sì, una giornata speciale, non capita tutti i giorni, poi una realtà come nostra, quella dell'Agro Nocerino, un santo, e Angri ha avuto questo beneficio a cui naturalmente tutti quanti noi siamo riconoscenti alla Chiesa Cattolica, ma soprattutto riconoscenti a un grande nostro concittadino che 2 secoli fa ha veramente offerto la sua vita per il bene della sua comunità. Francesco, l'emozione tua da angrese, un angrese che diventa santo. Sì, Angri è sempre stato un popolo generoso e altruista e direi che Alfonso Maria Fusco ne è l'emblema, quindi un santo votato agli altri che ha fatto tanto bene, e oggi il suo segnale più concreto sono le congregazioni delle sole battistine sparse per tutto il mondo. È una grande giornata, ma può essere anche un punto d'inizio per il risollevamento dell'intera Angri. Enzo, la presenza di angresi qui in Piazza Annunziata, ma tanti sono andati anche a Roma, in Piazza San Pietro. Questa città finalmente ritrova un senso di appartenenza. Forse il miracolo di Alfonso Maria Fusco, al di là dell'opera che ha costruito con la congregazione diffusa nel mondo, è questo: far acquisire un'identità precisa a questo popolo che negli anni ha smarrito un po' la bussola. E intorno a questo santo, come diceva prima il collega, bisogna ripartire. Questo è solo un punto di partenza. Il beato Alfonso Maria Fusco nacque ad Angri, presso Salerno, Italia, il 23 marzo 1839. Ordinato sacerdote nel 1863, si dedicò con particolare zelo alla predicazione e all'amministrazione dei sacramenti, impegnandosi molto anche per l'educazione dei fanciulli poveri e delle bambine orfane. A loro favore fondò la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista. Nel 1866, durante una epidemia di colera, assistette gli infermi anche a rischio della propria vita. Morì il 6 febbraio 1910. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II lo proclamò beato nel 2001. Assessore Maria Danilo, questa mattina siamo presenti in Piazza Annunziata per questo momento storico. Lei, in quanto assessore, rappresenta questa mattina l'amministrazione comunale qui, un'altra parte invece si è recata in Piazza San Pietro. Allora, da angrese, qual è l'emozione che sta provando in questo momento? Sono commossa, in realtà non emozionata, commossa. Sento l'abbraccio del popolo angrese che in parte è qui e gran parte è a Roma presente. È davvero emozionante, molto. Siamo in Piazza Annunziata qui con i consiglieri Massimo Sorrentino, Pino Araudo e Roberto Falcone. Allora, consigliere Sorrentino, da oggi Angri va a 2 santi, oltre San Giovanni Battista anche Alfonso Maria Fusco. È un'emozione immensa stare qui stamattina a proclamare questo santo Alfonso Maria Fusco. È un'emozione perché è un santo del nostro paese, del nostro territorio, quindi ci attira ancora di più nel nostro DNA angrese. Siamo preparati da mesi a questo evento per far che tutto riuscisse nel modo giusto e mi sembra che tutto questo sia riuscito. Consigliere Araudo, dal prossimo 7 febbraio quindi festeggeremo anche Sant'Alfonso Maria Fusco qui ad Angri. Mi associo alle parole del collega Sorrentino, è una forte emozione che ci coinvolge un po' tutta la comunità. Avere un santo nativo di Angri, cresciuto ad Angri, creatore delle suore battistine, che come sappiamo tutti attualmente sono circa 16 case in tutto il mondo. Quindi grande persona, grande sacerdote, e noi siamo contenti di tutto questo.
Siamo col consigliere Roberto Falcone, questa mattina la canonizzazione di Don Alfonso Maria Fusco in piazza San Pietro. L'auspicio è quello che, anche con l'aiuto di Sant'Alfonso Maria Fusco, la città resti sempre più unita. Certo, oggi per la comunità angrese è comunque un giorno storico, un gigante dell'altruismo, della carità, dell'aiuto verso i deboli, merita oggi gli onori della santità, per cui la comunità angrese non può che gioire rispetto a questo evento, unirsi in questo che è comunque un evento storico e di trovare pure quello spirito di appartenenza, quell'identità al territorio. Un nostro concittadino oggi diventa santo e per noi un santo come Sant'Alfonso deve rappresentare un faro, una guida che ovviamente deve contagiarci in quella che è stata anche la sua azione rivolta verso principalmente le fasce deboli. Quindi il mio augurio è quello che questo evento possa rappresentare davvero un momento di unità, di aggregazione della comunità angrese. Allora ragazzi, questa mattina siamo qui in Piazza Annunziata, questo evento storico di un santo angrese. Sì, è interessante, tanti fedeli che seguono la santificazione e noi appunto oggi stiamo chiedendo giusto un'offerta a piacere in onore di questo grandissimo evento. E questi sono i calendari con tutte le date, la morte, la festa liturgica, la nascita, quindi molto interessante. E inoltre anche il libricino della storia, diciamo, della sua vita, appunto per conoscere anche il passato di questa persona, e quindi onoriamo questo grande evento. Questa mattina quindi una grande emozione per la santificazione di Don Alfonso Maria Fusco. Certo, e siamo anche onorati di avere tra di noi un santo, finalmente Angri può dire di avere una vera fede, perché questa è proprio la nostra testimonianza, avere questo santo tra di noi. E siamo emozionatissimi, forse le parole non vengono proprio perché l'emozione ci sta prendendo il cuore. Siamo contenti, siamo felicissimi e forse dispiaciuti di non essere in questo momento a Roma. Grazie. Questa mattina una grande emozione qui in Piazza Annunziata per la canonizzazione di Don Alfonso Maria Fusco. Una forte emozione però maturata negli anni, perché chi è stato vicino alla realtà delle Battistine ha aspettato questo momento e ha pregato tanto, quindi la forza della preghiera, l'educazione che loro hanno diffuso, però io penso che sia anche un momento di grossa responsabilizzazione per gli angresi, perché sono chiamati a testimoniare quanto ha insegnato questo santo, un santo contemporaneo che ha pensato agli ultimi, ai bambini, alle donne sole, alle bambine abbandonate. La società civile deve meditare su questo momento, piuttosto che pensare solamente a questo ritorno economico. Noi siamo credenti, siamo cristiani, siamo chiamati a testimoniare come fanno le Battistine nel mondo. Coscienti anche di un altro fatto, Sant'Alfonso Maria Fusco ha portato nel mondo il nome di San Giovanni Battista, il nostro amatissimo patrono. Io penso che sia un segnale forte per questa comunità. Deve risvegliarsi e cominciare a vivere in maniera più fraterna. Io penso che sia questa la lezione che oggi viene da questo momento, soprattutto di preghiera, perché stiamo facendo un santo, stiamo celebrando un santo. Ed è un onore per questa cittadina averlo avuto. È un santo di Angri, vissuto ad Angri, la sua opera è partita da Angri, all'ombra del Battista.
Salvatore Campitello questa mattina presente qui ad Angri per questo evento storico per la città. Un evento storico che non va disperso, che vale su tutti i fronti, sul piano cattolico, ma soprattutto di tutta la società italiana. E con orgoglio, diciamo, della Valle d'Estaño, da presidente appunto dei giornalisti Valle d'Estaño, per noi è motivo di orgoglio, perché non dobbiamo disperdere questo dato fondamentale per invertire la rotta. Viviamo un momento di difficoltà sul piano economico, sul piano delle idee, sul piano dei comportamenti. Guarigione di Maria Don Alfonso Maria Fusco, non è un caso che si chiami ci deve Maria essere Guadalupe, da guida per riprendere morte, quel percorso gridava, che lui Re, oltre 100 anni fa ha calcato, è precisamente quella dell'accoglienza, quella di ottenere dei risultati sul piano dell'istruzione. Ecco, dobbiamo ricordarci. E quindi ciò sta a significare che adesso è un momento di grande riflessione e di forza per uscirne fuori da questa crisi che la nostra società ci ha messo in piedi. Nicolà ha subito un incidente. Questa mattina un evento stupendo per la Chiesa Cattolica e per la nostra Angri, un santo tutto angrese. Hanno un santo speciale. Il sangue scorre per le vie di Angri, il sangue di un santo, perciò ognuno si deve sentire impegnato a vivere la santità come Alfonso Maria Fusco. Deve essere orgoglioso di questo santo Angri e deve seguire le vie della santità, sentirsi sempre più impegnato. Il grande giorno è arrivato. Angri ha un santo tutto per sé. Don Alfonso Maria Fusco questa mattina è stato dichiarato santo da Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma. Già dalle prime ore della notte tanti angresi sono partiti con i bus da qui da Angri per giungere a Roma. Oggi una discreta presenza di pubblico qui in piazza Annunziata per questo grande evento che rende tutti gli angresi orgogliosi e gioiosi. Il beato Alfonso Maria Fusco nacque ad Angri, presso Salerno, Italia, il 23 marzo 1839. Ordinato sacerdote nel 1863, si dedicò con particolare zelo alla predicazione e all'amministrazione dei sacramenti, impegnandosi molto anche per l'educazione dei fanciulli poveri e delle bambine orfane. A loro favore fondò la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista. Nel 1866, durante una epidemia di colera, assistette gli infermi anche a rischio della propria vita. Morì il 6 febbraio 1910. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II lo proclamò beato nel 2001. Orgogliosi di essere angresi. Oh.